Libo, buongiorno. Buongiorno. Allora, playoff conquistati matematicamente, provate ad andare a vincere, diciamo, siete riusciti a vincere, direi tutto bene, ci sono detto l'ultimo squadro, tra l'altro per il Nets. Sì, 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 sì. Lanciamo quindi buona soddisfazione da parte tua, anche di aver ricevuto, credo, applausi. Sì, assolutamente, è stata una vittoria importantissima. Perché comunque ci tenevamo a far bene in un campo molto difficile, contro una squadra molto ostica e ad approdare già nei playoff, e quindi migliorando già la posizione dell'anno scorso. Adesso c'è l'ultima partita, che sicuramente sarà una partita difficile contro il Bari, che verrà qui anche il Bari con la mente libera a giocarsi una partita comunque bella di venerdì sera. E di conseguenza noi dobbiamo entrare in campo comunque determinati nello stesso modo in cui siamo entrati a Lanciano e dare tutto, perché ancora nel calcio è tutto possibile. Mi è sembrato anche che abbiate gestito proprio bene la partita a livello proprio mentale, no? Senza buttarsi avanti a testa bassa, aspettarvi, diciamo, un momento buono per andare in vantaggio, anche perché insomma se ti scopri il Lanciano. No, noi l'avevamo preparata in questo modo durante la settimana con il mister. Comunque era una partita chiaramente da giocare quando avevamo la palla, perché è quello che sappiamo fare, però di conseguenza, senza scoprirci troppo e avere un equilibrio ancora più forte di quello che abbiamo sempre avuto, e di conseguenza comunque sapevamo che loro potevano lasciare qualche palla gol, e fortunatamente, diciamo, siamo stati sia bravi che fortunati, e l'abbiamo trasformato in gol. Quindi attualmente sei un po' il difensore di tutta campo esterno, diciamo. Ti alterno con Milos, gioca in casa e fuori. È una cosa un po' particolare, però probabilmente il mister vi vede in questo modo, in questo momento. Sì, io come ho già detto in settimana, io sono a disposizione del mister. Cerco sempre di metterlo in difficoltà, poi nelle partite in cui mi sceglie cercherò di dare il massimo, nelle partite in cui non mi sceglie, quando mi metterà magari in campo, cercherò di dare tutto come ho sempre fatto per questa maglia e per i miei compagni. E niente, intanto sono contento alla fine, perché siamo in un posto di classifica importante, possiamo ancora andare avanti, e di conseguenza è l'unica cosa che vado a pensare è per la squadra. Poi dopo, chiaramente, se gioco e le prestazioni verranno fatte bene, da me sono ancora più contento. Hai qualche rammarico per i minuti persi? Se sì, nello specifico, in quale partita pensi che avreste potuto ottenere di più? E adesso essere voi nella condizione di gestire? Ma secondo me, alla fine, in un campionato così lungo, tutto va compensato. Perché sì, è vero, magari abbiamo fatto magari non delle belle prestazioni in alcune partite, però non dimentichiamoci che con il Latina abbiamo recuperato una partita contro una squadra ostica all'ultimo minuto su una punizione. Con l'Avellino è stata la stessa cosa. Quindi secondo me i punti persi si vanno a compensare con quelli che abbiamo preso, perché altrimenti sarebbero tutte le squadre, starebbero a recriminare su quello che hanno perso. Vedendo la classifica, siamo quelli che abbiamo perso meno punti di tutti, perché se siamo lì in quella posizione vuol dire che ne abbiamo persi meno rispetto agli altri, quindi questo è importante. Due squadre, diciamo, di provincia sono già andate in Serie A. Pensi ci sia spazio per una terza, o secondo te adesso è il momento, la vedi dura, perché ad esempio ci sono squadroni come Bologna pronte a salire, più pronte, con una piazza diversa? Ma io penso che innanzitutto Frosinone e il Carpi hanno fatto un campionato straordinario, perché se penso che il Carpi ha vinto il campionato con 5 giornate d'anticipo in una Serie B, e c'era riuscito penso la Juve di qualche anno fa e il Palermo l'anno scorso con Dybala e Hernandez davanti. Di conseguenza i playoff è una lotteria, tutto può succedere secondo me. Abbiamo tutti le stesse possibilità, dal Bologna alla squadra che entrerà magari per ottava.
quindi lì è una lotteria. Poi conterà molto la preparazione comunque fisica, e noi stiamo molto bene, la psicologica, e stiamo molto bene, e poi ci potrà dare una mano il nostro pubblico, come ha sempre fatto quest'anno. E a inizio campionato avresti detto che sei arrivato in questa posizione, pensavi più avanti, più dietro, cosa pensavi? Beh, io ti dico la sincera verità, non mi aspettavo niente dalla Serie B, perché è un campionato talmente strano che fino all'ultima giornata ti vai a giocare le prime tre posizioni, a parte lasciamo stare quelle due che sono andate in Serie A, quindi è un campionato talmente strano. Però io mi ricordo la partita che abbiamo fatto finito il ritiro con l'Atalanta, e già lì avevo visto una squadra molto quadrata, perché abbiamo perso in un campo che tra l'altro anche lì ci hanno negato un rigore, però va bene, e abbiamo rischiato di fare un pareggio comunque in un campo molto ostico con una squadra alla fine che è rimasta in Serie A anche quest'anno, e quindi da lì comunque si è capito subito il nostro valore. Poi chiaramente abbiamo migliorato, abbiamo sbagliato tante cose, abbiamo fatto tante cose giuste, però alla fine credo che meritiamo questa posizione. Tanti siete cresciuti, devo dire, perché siete un gruppo molto giovane durante questa annata. Vedi un collettivo che può, come dire, iniziare un ciclo che può portare, se non sarà quest'anno, ovviamente ce lo avremo tutti in futuro, grandi traguardi? Beh, intanto comunque bisogna lavorare per quest'anno, secondo me. Intanto siamo la seconda squadra più giovane del campionato di Serie B, dopo la Ternana. Di conseguenza comunque viene visto un po' da tutti che i giovani alla fine sbagliano molto, no? Però alla fine siamo anche in questa posizione di classifica, e di conseguenza vuol dire che c'è un mix giusto e forte. Naturalmente si pensa al progetto che c'è, però godiamoci questo finale di stagione, magari essendo arrivando da protagonisti, e partecipiamo e diamo tutto quello che abbiamo. Poi alla fine dell'anno tireremo le somme, e l'anno prossimo la società farà di nuovo, metterà a disposizione i suoi obiettivi, poi si vedrà. Quanto c'è di misterienza in questa squadra? Molto, perché comunque siamo una squadra quadrata che ha voglia di giocare, ha voglia di proporre gioco, e sono sempre stati comunque gli ideali del mister fin dall'inizio. Siamo una squadra con tantissime motivazioni, riesce a caricarci tantissimo in ogni partita, in ogni allenamento, ci fa divertire allo stesso tempo, è sempre una sorta di sfida ogni allenamento, perché comunque siamo in tanti, però ci divertiamo e ci sentiamo tutti partecipi di questa squadra. Poi dopo il mister comunque fa anche lui le sue scelte, di conseguenza magari, sai, quando uno gioca di meno è chiaro che non può essere contento come uno che gioca di più, però alla fine dà tutto e, come sempre detto, cerca di mettere in difficoltà il mister per fargli cambiare idea. Con l'esempio del gruppo importante che siete, quanto il mister appunto conti su tutto il gruppo, il fatto che già da questo ritiro, ma anche nei prossimi, per le prossime partite, il mister ha detto che ha detto tutti, al di là di poi scenderà realmente in campo, andrà in panchina, questa è la cosa importante. No, è importante sì, perché comunque siamo in una fase della stagione dove non c'è da tralasciare niente. Sono in queste partite, magari saranno più dettagli a fare la differenza che altro. Di conseguenza non vogliamo lasciare niente per strada, rimanere uniti e compatti come lo facciamo in campo ogni sabato, e naturalmente credere in ogni partita e combattere, perché alla fine è la nostra mentalità questa.